In che direzione stai andando? Questo è il titolo della mia prima pillola in assoluto, dove riportavo una metafora che dal mio punto di vista è bellissima, ovvero di immaginare la vita come viaggio di un transatlantico. E per riuscire a cambiare rotta, cambiare direzione, è effettivamente uno sforzo molto molto importante da dover sostenere. Ma cambiando anche solo di qualche grado la rotta che stiamo percorrendo, nel lungo periodo, quindi durante il viaggio, arriveremo a destinazioni completamente diverse rispetto alle quali eravamo diretti. Immaginiamo che siamo orientati verso il Sud America, giriamo di qualche grado la rotta e ci troveremo completamente a un'altra direzione. E l'idea delle pillole di business nei confronti dei miei iscritti era proprio quella, dare degli spunti giornalieri ai miei iscritti per iniziare a fargli cambiare un pochino questa direzione. E ho letto questa citazione nei giorni scorsi che voglio condividere con te, e a me è piaciuto ovviamente tantissimo, se no non te la riportavo. Ed è questa: le persone sono come fiumi, cercano la via più semplice per arrivare dove sono dirette. E questa semplice affermazione, dal mio punto di vista, nasconde due verità assolutamente essenziali. Punto numero uno: la nostra direzione è già segnata e noi stiamo andando verso questa determinata direzione cercando il metodo più, diciamo, semplice possibile per riuscire a raggiungerlo. E quindi nel momento che abbiamo una direzione chiara, tutto il resto possiamo dire che è una conseguenza. Questo però racchiude il secondo punto, ancora più importante, ed è questo: se non abbiamo una meta precisa, una direzione che vogliamo seguire, non arriveremo dove vogliamo andare, ma arriveremo semplicemente dove siamo orientati in questo momento. E per i più giovani magari può significare seguire i consigli dei genitori, perché io ho un figlio che voglio faccia l'avvocato, obbligo mio figlio a iscriversi a legge, eccetera. Perfetto, la sua strada è dettata da me che sono il genitore, è un esempio, però la logica è proprio questa. Quindi noi dobbiamo assolutamente capire dove vogliamo andare, perché una volta che l'abbiamo definito, come un fiume troveremo la strada per riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Ma troppe persone non hanno ben chiaro dove vogliono andare, né nel breve periodo né nel lungo periodo, e questo diventa davvero problematico, perché significa che siamo letteralmente trascinati dalla corrente. Quindi frequentiamo un gruppo di persone che fa qualcosa, ci attacchiamo a loro e seguiamo quello che fanno loro, andando in una determinata direzione. Poi cambiamo compagnia, conosciamo altre persone, di nuovo cambiamo la direzione, andiamo in un'altra, e non abbiamo una direzione nostra, un obiettivo, un qualcosa che ci interessa veramente, qualcosa a cui siamo realmente interessati e che ci dà quella forza per tutte le mattine alzarci dal letto e ci riempie, insomma, di energia. Quindi oggi rifletti proprio su questo: hai ben chiara la tua direzione? Perché se la risposta è no, allora dovresti rallentare un attimo e capire effettivamente cosa vuoi fare del tuo futuro. Non è una domanda facile, assolutamente, anzi per me oltretutto è difficilissima, quindi è proprio un'esperienza personale durissima, però perlomeno degli obiettivi a breve periodo, delle direzioni da prendere nel breve periodo, già ci permette di andare più o meno dove vogliamo. Altrimenti davvero saremo trasportati come una zattera in un fiume in piena, nelle direzioni in cui il fiume vuole e non è la direzione in cui vogliamo andare noi. Quindi prenditi qualche minuto e riflettici, perché ne va realmente del tuo futuro. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo: e tu dove vuoi andare? Ti lancio una sfida, so che in pochi avranno il coraggio di coglierla, però è questa. Scrivi nei commenti qual è il tuo obiettivo, perlomeno a breve, medio o, se hai ancora più il coraggio, a lungo termine. Lascialo nei commenti, perché secondo tanti studi, tanti esercizi che vengono fatti fare, innanzitutto scrivere un obiettivo per iscritto lo rende più concreto, e secondo gli studi che hanno fatto, chi aveva scritto degli obiettivi anni dopo aveva più probabilità di averli raggiunti rispetto a chi non l'aveva fatto. Quindi può essere sicuramente uno stimolo per, diciamo, metabolizzare ancora di più quali che sono i tuoi obiettivi. Inoltre ti metto in gioco, perché stai dicendo a chi legge i commenti e a me quello che vuoi andare a fare, e di conseguenza sarai più stimolato a farlo per non sentirti non coerente, secondo il principio di Cialdini anche, nei confronti di quello che hai scritto. Quindi prenditi qualche minuto, se hai il coraggio, e lasciami nei commenti qual è il tuo obiettivo, qual è la tua direzione, e poi tra qualche anno magari ci riconfronteremo per vedere se li hai raggiunti. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!